non sono un grande conoscitore delle deluxe, delle edizioni deluxe dei dischi, quindi non sapevo minimamente come si facesse una deluxe e da cosa fosse composta una deluxe. Avevo ascoltato qualcosina, avevo ascoltato quella di Marregué di Santeria, ma avevo visto che c'erano solo dei pezzi nuovi, quindi volevo dare nuova luce a questo disco con dei featuring, con dei racconti di altre persone, con delle campane diverse che potessero raccontare la mia storia in modo diverso. Quindi ho chiesto ai ragazzi di Woodworm se si potesse dare appunto nuova vita al disco. Infatti chiamarla, non volevamo neanche, si chiama Deluxe, ma in realtà l'abbiamo chiamata Domo, che viene da domestico, per quello, ecco. Quindi è una roba molto particolare che voleva soltanto dare nuova vita e dare nuove voci a questo racconto che avevo iniziato io un anno e mezzo fa circa. E i due inediti erano già stati concepiti prima dell'uscita della Deluxe, ed erano lì pronti per uscire, facevano come tipo di racconto, facevano già parte del disco, però non volevamo inizialmente, volevamo dare un taglio più preciso al primo disco, quindi li abbiamo esclusi. Poi avendo l'opportunità di arricchirli, abbiamo deciso di inserire questi brani che suonano leggermente diversi rispetto al magari al resto, un po' più allegri e con meno pesantezza interiore, meno conscious, però ci piaceva anche dare questo nostro lato molto, molto sereno, che è magari il momento che stiamo vivendo, un momento personale che sto vivendo. Molto, sono molto geloso di quello che scrivo, quindi per me, infatti faccio tanta fatica a fare featuring, nei dischi precedenti non ce ne sono, comunque ce ne sono pochissimi, in questo ce n'era, featuring rap ce n'era uno, quindi una volta che inizio a scrivere faccio molta fatica, immaginati a pezzo finito a decomporre e a scegliere le parti da togliere. Infatti alla fine ho preso una decisione, ho detto tolgo tutte le seconde strofe e metto, anche se ci sono delle seconde strofe che mi piacevano più delle prime, però ho detto tolgo tutte le seconde e faccio rappare tutti nella seconda parte in modo che entrino nel brano in un secondo ascolto. Quindi uno sono io che, per chi non ha sentito il primo, sono io che comunque presento il pezzo, e chi viene con me poi racconta la sua versione del brano. Però non lo so, ogni tanto penso che dovrei scrivere di più, ma faccio più vado avanti con gli anni più faccio fatica, quindi scrivo pochissimo, magari scrivo delle mezze strofe, lascio lì, me le registro sul telefono, mi appunto delle melodie, delle robe, però mi piace avere tutto chiaro il concetto di album, e poi dopo inizio a lavorarci, perché altrimenti scriverei tutte cose spaiate che non riesco a mettere insieme e non mi piace. Quindi aspetto l'ispirazione per il nuovo disco, poi mi rimetto a fare qualcosa senza featuring, ovviamente. No, scherzo.